T-Red o T-Rex? Cosa fa più paura? Il famoso dispositivo, i semafori foriero di innumerevoli multe o il famelico Tyrannosaurus Rex? Scherzi a parte, dopo la raffica di multe del comune di Pescara da oltre 200 euro a chi, pur avendo pagato la contravvenzione, non ha comunicato i dati, facciamo chiarezza con l'esperto Luigi Di Corcia dell'Associazione Consumatori e Utenti. Allora, sostanzialmente bisogna spiegare bene intanto che cos'è il T-Red e quali multe si possono prendere con questo sofisticatissimo impianto. Sono di tre tipi. Non bisogna superare la linea bianca presente sul limite diciamo, del semaforo. Non bisogna passare con il rosso, è la sanzione più grave che prevede addirittura 6 punti di patente in meno. E non bisogna cambiare corsia all'ultimo momento perché anche questo è sanzionato. Anche questo è sanzionato. E queste tre diciamo, situazioni creano chiaramente portano all'emissione di multe differenti. Vanno da 116 euro, credo, con sanzione ridotta se pagata nei 5 giorni, fino a un massimo di 667 euro, che è una sanzione rilevante, e ad un massimo, come dicevo prima, di perdita di 6 punti di patente. Inoltre, specifica Di Corcia, non tutti i cittadini sanno di un altro passaggio dopo la sanzione per evitare sorprese ancora più amare, cioè. Bisogna stare molto attenti al fatto che nel momento in cui si perdono, quindi si passa con il rosso o altra sanzione che dove c'è una perdita dei punti della patente, bisogna fare un'ulteriore comunicazione allegata alla multa stessa. Nei confronti dell'ente che ha emesso la sanzione amministrativa, dichiarando chi era il conducente al momento della sanzione. Perché questo? Perché questa comunicazione evita l'emissione di un'ulteriore multa, che è di circa 200 euro, ulteriori 200 euro, per chi non comunica il nominativo del soggetto che guidava l'automobile al momento della sanzione. E anticipa che potrebbero aggiungersi altri T-Red. Pare che ci sia anche la volontà di proseguire, di mettere altri T-Red, soprattutto lungo via D'Annunzio, parrebbe, quindi i semafori di via D'Annunzio. È un'iniziativa che il comune credo stia portando avanti. Si dice contrario ai T-Red e agli autovelox in città che sono solo un modo per fare cassa. Quanto ai ricorsi dei cittadini? Sì, diversi ricorsi sulla questione omologazione e taratura sono stati posti in essere nei confronti dei giudici di pace, che è l'ente competente, il soggetto competente, nel caso di sanzione amministrativa al codice della strada. In alcuni casi sono state annullate le multe in primo grado. C'è un problema che i comuni vanno anche in appello, cioè impugnano davanti al tribunale le sentenze sfavorevoli, quelle sentenze che sono risultate sfavorevoli, e in diverse occasioni i tribunali invece hanno ribaltato le sentenze di primo grado che annullavano le sanzioni. E quindi questa situazione può portare a degli aggravi di spesa assai rilevanti nei confronti dei cittadini. Infine puntualizza dunque, per eventuali ricorsi bisogna esaminarli caso per caso.